per la seconda, il secondo anno, come tu dicevi, viene approvata la Corte dei Conti la parifica del bilancio della regione, dopo decenni direi che avevano visto rilievi enormi e non approvazione appunto dei bilanci della regione, abbiamo imboccato una strada virtuosa, abbiamo cioè messo la situazione economico-finanziaria della regione di bilancio sul binario giusto della regolarità, del rispetto delle leggi e delle regole di contabilità. Questo è un fatto importante perché appunto anche su questo versante la regione recupera molto sul terreno della legalità e anche della credibilità, perché amministrare significa in primo luogo farlo nel rispetto delle regole, superare la discrezionalità, la sregolatezza e mettere una struttura pubblica importante, una istituzione importante come la regione sul binario della legalità, perché questo è il presupposto di una gestione trasparente, di una gestione che possa essere controllata anche nei dettagli da parte dei cittadini. Noi stiamo operando uno sforzo in questa direzione, i risultati cominciano a venire e sono risultati riconosciuti dalla magistratura, in questo caso dalla Corte dei Conti, che appunto non può che farci piacere, perché appunto è una soddisfazione vedere riconosciuti gli sforzi di un lavoro impegnativo e spesso portato avanti senza clamore ed in silenzio.